C'è ancora in giro sta merda di giradischi. Matteo mi aveva promesso che se ne occupava lui. Adesso io gli telefono perché voglio sapere che cazzo dobbiamo fare con questa roba qua. Ciao. Matteo Rossi. Chiaro. Manuel. Ehi, Manuel, io c'ho ancora qua quel giradischi. Ah, sì, quella meravigliosa stereorama, il duo della stereorama, quell'oggetto fantastico. Che perde pezzi. Sì. Sì, mi avevi detto che te ne occupavi tu. Che cazzo ci devo fare io con questa roba? Ma di preciso ho provato a metterlo in vendita, però sai, essendo un oggetto così da discarica, è difficile piazzarlo, purtroppo. Ma io non avevo dubbi su questo punto, tu insistevi sul fatto che fosse recuperabile. Eppure tu sai bene che quell'oggetto ha un perché che è assolutamente Certo, unico, certo. insomma. Chiaramente è pieno il mondo di caminetti che hanno bisogno di essere accesi. È storia italiana della discarica. Chi non aveva Ah, a casa uno ecco. stereorama? Ma nessuno l'avevano tutti portato alla discarica. Quindi che ne faccio? Ma secondo me direi di dargli la giusta fine a Giusto, quell'oggetto. Tu che sono dici? perfettamente d'accordo. Quindi lo avviamo a un oggi smontiamo Sono molto cose. fiero di vedere questa fine. Va bene, ti tengo in viva voce allora, così sei presente in questo momento, va bene? Ah, come preferisci, guarda, se vuoi ti richiamo anche dopo, ti lascio la demolizione. No, 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 ma ti tengo presente, Ah, ci mancherebbe anche troppo, sono molto curioso, sentiamo, sentiamo. no. Va bene, aspetta che passo a viva voce. E questo. Mi senti? Perfetto. Ah, questo è il coperchio di plasticaccia schifoso che stiamo tirando via. Poi, allora, inizierei un pezzo alla volta. Inizierei dalla parte di sopra, che è quella di sotto, poi ce ne occupiamo È poi. assolutamente inutile quella di sotto. No, ci dovrebbe essere dentro un alimentatore. Allora, iniziamo con lo svitare. Beh, ovviamente il piatto è piantato, non gira, ma neanche per sbaglio, però. La puntina, sebbene sia bella storta, forse. Consiglio lo sradicamento del braccio, perché tanto alla fine non penso che ci sia bisogno di fare tanta altra fatica per Tutto eliminarlo. intero? Io avrei staccato la puntina. No, tutto intero si fa prima. Va bene, come dici tu. Sì, effettivamente è di alluminio della peggior specie. Mi è proprio rimasto in mano senza fare la minima. Non avevo assolutamente dubbi. Va bene, poi cosa abbiamo ancora? Svitiamo queste viti qua per togliere il coperchio, che tra l'altro viti che girano pressoché a vuoto, che vuol dire che sono già rotte di sotto probabilmente. E possono essere tranquillamente tirate con una pinza. È vero anche quello, non riesco a trovare però le viti quelle che dovrebbero tenere. Ah, questo è avvitato di sotto, vabbè dai, lo giriamo e lo svitiamo di sotto. Prendiamo un avvitatore. No, ci vuole una vite un poco più grossa, tipo questa qua. Sì. Tra l'altro. Queste viti non sono le sue neanche per sbaglio, le hanno cambiate. Vuol dire che Beh, si vede che le sue originali hanno fatto la fine che dovevano fare. si intende che questa roba finirà sul tuo di canale, non sul mio, vero? No, in realtà sarebbe bene che finisca nel tuo, perché nel mio canale c'è già un mio video dove io smonto cose. È vero, ma io ho già smontato un giradischi 2 settimane fa sul mio canale. Vabbè, mi sa che alla fine se lo terremo per noi e non lo pubblicheremo da nessuna parte. No, 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 questo va pubblicato. Oh, ma che bello! Dentro è tutto muffito, marcito e pieno di ragnatele, sai? Dovresti vederlo. Che meraviglia! Che meraviglia! Allora, questa carcassa di legno marcia che profuma di muffa la abbiamo già in uscita verso la discarica. Siamo sicuri che ci sia ancora qualcosa di recuperabile elettricamente? Beh, c'è il motore, il fine corsa e basta. Che il motore comunque è inchiodato. No, no, il motore è buono, è la meccanica che è inchiodata, come sempre. Ma sì, tanto sono 2 viti, lo tiriamo sul motore, ci vuole un attimo. Anzi, forse non serve neanche svitarlo, forse. Perché mi sa che è inserito con i gommini, quelli marci, che basta tirare e viene via. Aspetta. Addirittura è così pregiato, uno stereorama. Ah, dici che non ce li ha proprio i gommini? Il problema è che il piatto non si solleva, quindi non riesco a vedere come è fatto sotto per poter tirare fuori il motore. Non penso sia un grosso problema, io lo lascerei dove sta. Potrebbe essere una buona idea anche quella. Va bene, niente, lo buttiamo tutto intero per com'è. Praticamente recuperiamo solo la puntina e le viti di sotto. Va bene. Vabbè, e poi c'è l'altro pezzo dell'amplificatore. Sì, ma nell'amplificatore cosa vuoi recuperare?
Non recupero niente neanche da quelli buoni. Cioè, la parte più preziosa, che erano le manopole, le ha già recuperate chi l'aveva prima di me. Ci sono i potenziometri. Ma va, che recupero i potenziometri, stai scherzando? Beh, ci sono i transistor al germanio dell'amplificatore. Eh? I transistor al germanio dell'amplificatore possono essere utili. Vedi che lo dovevo mandare a te sta roba, te l'avevo detto. No, io no, di un amplificatore non recupero niente. C'è solo il trasformatore, forse, che posso recuperare. Anche questo ovviamente marcia ammuffita dentro, eh. Ah no, ma sai cosa? Ci sono questi bei connettori punto linea da poter recuperare, che hanno una bella basetta a vite. Basta svitarle e via, facile facile. Io recupererei anche i transistor dell'amplificatore. Lo vuoi tu? Se vuoi, se non è di difficile smontaggio la scheda amplificazione. Sono tre viti, però dal momento che non ne faccio nulla non lo recupero di solito. Boh, tienimelo per me, non si sa mai, può essere utile. Va bene, allora aspetta che finisco di svitare questi due viti qua. E qua tagliamo tutta sta merda. No, questi ti servono, beh, ma li tagli un poco più lunghi, così sai dove andavano e segna questo. 1, 2, 3, 4, 5. Questi li recupero io. Questa scheda la mandiamo poi da te, ma per svitarla come si fa? Ci sono 1, 2 viti che sono avvitate con una pinza, probabilmente si svitano. Sì, si svitano con una pinza, sono bravi. Che difficoltà nello smontare una schifezza. È vero, ma sai che cosa facciamo? Non li svito. Spacco la plastica con un tronchese che tanto c'è, che è qua. Aia. Sai che è pure difficile da spaccare. Chi l'avrebbe mai detto che opponeva tutta sta resistenza a sto storiolante? Infatti, in genere dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe, ma non riesco a spaccare il tronchese. Allora, uno è venuto via. Bene. L'altro? Ecco fatto. Con fatica. Ma si è sganciato. Conta il risultato finale. Sì, il risultato è che mi sono quasi fatto male una mano. Forse allora il risultato finale poteva essere migliore. Esattamente. Ecco fatto che anche la scheda di amplificazione l'abbiamo recuperata. Poi non so che cosa te ne puoi fare mai tu di questa scheda, ma comunque... Non si sa mai. E la mettiamo di qua nelle cose da spedire a te, anzi, sul tuo ripiano apposito che sta in quest'angolo. Va bene, questo questo trasformatore non so se recuperarlo io oppure no. Boh, probabilmente sarà talmente marcio che neanche isolato. No, c'ha un bellissimo avvolgimento di rame, però il fatto è che non è avvitato con delle viti normali, cioè è avvitato da sotto, ma sotto non ci sono le viti, perché sono ricoperte dalla copertura del mobile. Quindi, boh. O lo sradichi? No, perché c'è parecchia colla, c'è una basetta incollata, mi farei male a sradicarlo. Mi sa che non lascio lì dove stai, chi se ne frega, recupero solo il fusibile e l'interruttore. Fusibile con i suoi cavettini. Uno. Quanto si tagliano sti cavettini, è anche vero che con la pinza non è che si può pretendere. Tronchese. Uno e due. E l'interruttore che sta sul pannello anteriore. Perfetto, direi che abbiamo finito. Sì, aspetta che io in realtà sto ancora litigando con l'interruttore perché non riesco a farlo uscire fuori. Ok, abbiamo finito. Il resto è tutta merda. Abbiamo smontato sta roba solo per recuperare tre pezzi. Beh, purtroppo da uno stereorama del resto cosa si può mai recuperare? Cosa si può pretendere di recuperare da uno stereorama? Non è neanche buono per l'oggi smontiamo cose, insomma, sta roba. No, esatto. È soltanto per... buono per... boh, due transistor al germanio. Ma neanche. Cosa ne fai? Li vai a comprare nuovi transistor? Non si trovano nuovi. Ah no? No, è per quello che sono buoni. Vabbè, ti saluto, poi ci sentiamo i prossimi giorni. Va bene, ciao Matteo. Ciao Manuel, ciao. Boh, chissà che cosa se ne deve fare di sta roba. Ah,